sportivi, buon pomeriggio, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Iniziamo lunedì, da lunedì al venerdì, tutti i giorni alle 18 alle 19, un'ora insieme su Kiss Kiss Napoli per parlare ovviamente della nostra squadra, del Napoli che lavora in vista della terza giornata di campionato. Domenica prossima si gioca ad Empoli, la città dove ha fatto tanto bene Sarri, un match molto importante dopo la partenza non brillante degli azzurri, una gara ovviamente molto attesa da tutti per sperare che qualche buon segnale arrivato nel primo tempo, soprattutto con la gara con la Sampdoria, possa essere confermato ad Empoli, soprattutto possa arrivare un risultato importante per rilanciare anche un po' il Napoli in classifica. Per interagire con noi, come sempre, le due possibilità, quella telefonica 081 546 6873 e quella attraverso SMS 347 490 0005. Iniziamo al telefono con Salvatore. Ciao Paolo, buonasera, complimenti a te e a chi si chiede. Grazie a te. La mia domanda è, dato che la società non fa più una crescita costante come gli ultimi 2-3 anni, magari fino all'Atletico Bilbao, credi che sia possibile di ritornare a riuscire a poter ambire di nuovo quelle postazioni, quelle vittorie? Perché credo che sia non più possibile così. Va bene, ti saluto e ti rispondo subito, grazie a te. Sia possibile, insomma, il Napoli può diciamo lavorare per essere sempre competitivo. Essere competitivo in questo momento, realisticamente parlando, significa avere l'ambizione di stare sempre nelle prime cinque. Quando sei sempre nelle prime cinque, se ti va un po' tutto male come l'anno scorso fino al rigore finale di Higuain, arrivi quinto. Se ti va tutto bene arrivi terzo, se ti va tutto benissimo come in uno dei due anni ultimi di Mazzarri, arrivi all'ultimo per la precisione, arrivi secondo. Napoli ha fatto per 2 anni di fila 78 punti con Mazzarri e con Benitez, record di punti della sua storia. Ripetersi a questi livelli non è facile e quindi il Napoli deve puntare a essere competitivo per avere sempre una squadra che può restare in alto. In altissimo servono una serie di combinazioni tutte favorevoli che non sempre arrivano nel calcio, questa è la realtà del Napoli. Ma poi ogni volta noi la possiamo raccontare in un modo o in un altro, però la verità è questa, che il Napoli ha questo tipo di potenzialità, non può essere una squadra che offre garanzie di poter lottare ogni anno per vincere il campionato, deve stare lì, deve sperare che prima o poi quest'anno giusto possa arrivare. Michele in diretta con noi, buonasera. Buonasera Paolo, intanto ti faccio i complimenti. Grazie. Sicuramente è passato tanto tempo, non so se ti ricordi, noi abbiamo cenato una sera, non dico insieme, ci siamo salutati, erano il primo Juve-Napoli di Mazzarri, 2-0, poi vincemmo 3-2, in un ristorante di Torino, era una sera, ma eravamo prima della contenti. Partita. Ah, prima della partita. No, era prima della partita. Prima della partita noi stavo con un amico a fare questa trasferta e ti incrociamo e poi insomma scambiamo qualche battuta. Incrociamoci spesso, se quando ci incrociamo dopo succede quello che è successo quella volta. Soprattutto a Torino. No, Paolo, una domanda, vabbè, te ne vorrei fare tantissime, vorrei giusto dare spazio anche agli altri, quindi te ne faccio solo una tecnica. Sì. Io diciamo tra le seconde punte da affiancare Higuain vedrei meglio Gabbiadini. Tu sei per Gabbiadini? Sono per Gabbiadini, non so tu come la pensi, fermo restando che Caleon e Mertens sono due ottimi giocatori. Va bene, però qualche volta proverei anche con Gabbiadini titolare. Sì. Ti ringrazio, ti rispondo subito. Oggi ne parlavo anche durante Radio Gol con Lucio Pengue, proprio rispondendo a una sua domanda, dice le prime due hanno giocato una volta Mertens, una volta Caglieconno, vuol dire che stavolta tocca a Gabbiadini, perché noi tutti diamo per scontato, ma alla fine sarà così, che Higuain sarà praticamente sempre titolare, tranne qualche volta che non avrà un turno di riposo. E quindi niente, dobbiamo cercare di capire se effettivamente poi ci sarà questa rotazione per la partenza da titolare fra i tre, ma non credo che sarà così schematica, cioè una volta uno, una volta Mertens, una volta Caglieconno, una volta Gabbiadini. Sarà effettuata in base a altre valutazioni che farà Sarri. Certo, credo che toccherà anche qualche volta Gabbiadini partire da titolare, e credo che la coppia sia, lo ha detto anche Sarri, possibilissima la coppia Higuain-Gabbiadini. Ora, con questo sistema di gioco ci sono determinate gerarchie. Vediamo se poi cambiano un po' le cose, come è possibile anche che possa avvenire, se nel discorso rotazioni possono entrare anche altri calciatori. Quindi dobbiamo un attimo, secondo me, aspettare noi, e devono un attimo stare calmi i calciatori che semmai, Gabbiadini in testa, hanno avuto finora un minutaggio minore. Vi ricordo che per gli SMS, tra un attimo risponderò ai primi che sono arrivati, 347-490-0005, per le telefonate 546-6873, in linea con noi Marco.
Buonasera Paolo, in bocca al lupo per il nuovo programma. Grazie. Senti una cosa, volevo fare due domande. Prima di tutto volevo sapere se c'erano delle novità sul settore giovanili, giovanile, con Giuntoli, diciamo, come DS, se si era approfondito un po' il discorso della cantera. Seconda domanda. Insomma, novità, no, ti rispondo subito. Novità, no, credo che si stia lavorando, però innanzitutto vediamo di capire, prossimamente dovremmo capirlo, se si trova una location per tutte le squadre, una sede dove il Napoli possa lavorare. Presto De Laurentiis ha detto che l'annuncerà, speriamo che questo avvenga, che ci siano questi campi dove far lavorare i giovani e che il settore giovanile piano piano possa iniziare a produrre più calciatori per la prima squadra. Questo è un percorso che il Napoli deve iniziare a fare, perché se non inizi mai, poi dopo non raccogli mai i frutti, ovviamente. Anche perché io ho letto, però non vorrei sbagliarmi, che il presidente della Puteolana, o il sindaco di Pozzo, comunque aveva interesse a parlare con i dirigenti del Napoli per poter fare una collaborazione. Vediamo, i giovani bravi stanno dovunque, quindi se il Napoli si mette a lavorare, prima o poi qualche calciatore esce. Però da questo punto di vista, ripeto, è un percorso non facile per una serie di discorsi che abbiamo affrontato più volte, rapporti con le scuole calcio, con gli altri club della Campania, anche con società minori, tutto un lavoro da fare. Insieme però credo che la partenza sia una struttura propria efficiente e importante. E questo è il punto di partenza. Solamente una domanda che è proprio personale su di te. Nel senso, io conosco molto bene il Del Genio pensiero, quindi mi sono sempre trovato molto bene con le tue idee. L'unica cosa che vedo rispetto anche alla scorsa stagione è proprio il fatto che sei partito già subito con una certa preoccupazione con quest'anno. Probabilmente sono io fin troppo fiducioso, però vorrei capire un attimo. No, ho visto delle cose che mi hanno preoccupato, ma insomma poi sono... credo di essere, come tutte le persone intelligenti, prontissimo a cambiare idea, anzi speranzoso di poter cambiare idea. Per il momento un po' di preoccupazione ce l'ho, visto che il mio rapporto con chi mi ascolta è sempre così, di dire esattamente quello che penso. Sto comunicando un po' di preoccupazione, ma spero che questa preoccupazione mi inizi a passare totalmente. Non mi può passare già domenica pomeriggio ad Empoli, questa è la mia speranza. Lo spero assolutamente. Quello che vorrei capire se era più di natura tattica, fisica, mentale, è legata al fatto che Sarri è sicuramente bravo, ma deve riuscire a fare tutto quello che sa fare in una realtà del tutto diversa come la nostra, come quella napoletana, e questo lo deve dimostrare in tempi brevi, perché Napoli lo aspetta, è giusto che lo aspettiamo tutti, però sappiamo benissimo che piazza siamo, ci conosciamo, è inutile che ci prendiamo in giro. Grazie Paolo. Ciao, grazie. Jenny in diretta con noi, poi con i messaggi andiamo dopo, facciamo prima questo primo filone veloce di telefonate. Jenny, buonasera. Ciao Paolo, buonasera. Buonasera a te. Tantissimi complimenti. Grazie. Per i tuoi interventi sia qui che in altre situazioni. Senta, no, io volevo fare con te una considerazione. Io dico, ritengo che mediamente le squadre si possono dividere in maniera molto qualitativa con due approcci. Una squadra, un allenatore che ama la squadra con l'approccio fisico, quindi Mancini ha preso tanti giocatori proprio dotati fisicamente, oppure squadre che allenatori che presidi con l'agilità. Io diciamo, si ritengo la via di mezzo non è male. Sì, però diciamo, concordi che il Napoli attuale, mediamente è una squadra che, da quel punto, anche per come giocava Sarri, anche prima, e come intende giocare, è una squadra che basa molto più sull'agilità che sulla forza. Assolutamente, non c'è dubbio. Per cui, diciamo sì, la mia opinione, da qui nasce la mia fiducia, diciamo, speriamo che ben riposta, è che nel momento in cui la freschezza atletica viene fuori, questo Napoli non può che migliorare. È chiaro che dobbiamo evitare, ma l'ha detto anche Sarri questo, noi dobbiamo essere talmente brillanti che dobbiamo evitare che la partita si sporchi. Questo è gergo nel dire, quando la partita si sporca vuol dire che non si riesce più a far viaggiare il pallone veloce, a fare tutto attraverso l'agilità e la tecnica, ma bisogna ricorrere allo scontro fisico, e lì noi siamo perdenti nello scontro fisico. Quindi diciamo che l'obiettivo del Napoli è far che una partita duri 70 minuti, sia pulita, per usare questo gergo, e 20 sporche, e lì il Napoli ha chance. Se la partita diventa sporca troppo a lungo, il Napoli soffre, tanto per sintetizzare. Sì, una sola ultima considerazione, ma questa la chiedo più all'uomo di campo che come giornalista di campo. Io credo che un allenatore come Sarri o lo si sposi in pieno da parte dei giocatori o il progetto fallisce. Vabbè, la tua sensazione, questo però vale un po' per tutti. Sì, in particolar modo forse sì, per uno come Sarri, un po' estremo. La dici tua, tu.
la tua sensazione dal campo qual è? Grazie, ti rispondo. La mia sensazione è che è verissimo quello che dici, però è anche vero che un allenatore, definiamolo così, estremo, che porta avanti delle sue filosofie ben precise, perché ha avuto risultati, perché sa di poter ottenerli anche con quelle sue filosofie, deve andare avanti per la sua strada, ma se a un certo punto capisce che quella strada non viene totalmente recepita, qualche piccolo accorgimento pure lui lo può fare. Nel senso, non dico che deve andare lui totalmente dalla parte dei giocatori o accontentarli, assecondarli in tutto, però se c'è un punto d'incontro, anche più dalla parte del tecnico, per carità, io sono quello che pensa che l'allenatore decide delle cose e che tranne casi limite poi deve gestire tutto lui, i giocatori non devono avere voce in capitolo sulle scelte tecnico-tattiche, però se proprio ti scontri con, non con la volontà dei calciatori di assecondare le tue idee, ma proprio con le caratteristiche, quindi non è colpa più dei calciatori, non lo sanno fare quello che tu gli stai chiedendo, se te ne rendi conto in maniera definitiva devi avere a quel punto la capacità, la duttilità mentale di cambiare qualche cosa. Questo è secondo me quello che dobbiamo vedere nelle prossime giornate. Se i calciatori vanno totalmente a capire quello che vuole Sarri, bene, se no Sarri deve fare almeno un passettino, lo deve fare verso qualche accorgimento tattico che renda migliore la situazione del Napoli. Pubblicità, tra poco. Eccoci qui di nuovo in diretta, 081 546 6873 per le telefonate, per gli sms 347 490 0005. Rispondo a un po' di amici che ci hanno scritto. Il vero che il Napoli ha chiuso il primo bilancio in rosso dell'era De Laurentiis? Pare proprio di sì, ma insomma è sempre una situazione economica solida quella del Napoli. Poi un altro amico, Enzo, mi dice: il presidente, dopo l'ingaggio di Sarri, ha ribadito che la fase internalizzazione si sarebbe puntato su giocatori indigeni per farli crescere e proiettarli in nazionale, ma a parte Valdifiori, quale italiano è stato acquistato? E in questo momento sì, dobbiamo dire che poi non è riuscito a prendere Darmian, Rugani, Romagnoli, Saponara, Soriano, tutti i giocatori che ha provato a prendere, ma non c'è riuscito. Quindi effettivamente il tentativo è stato fatto, però in molti casi non sono andate in porto queste operazioni. Mimmo dice che il fattore fisico è quello predominante in questo momento, diamo tempo, ripartiamo da zero come tattica e movimenti. Poi Higuain 4-4-2, dice un amico che non si firma, secondo lui 4-4-2 sarebbe l'ideale, 4-4-2 l'abbiamo già fatto, quest'anno lo facciamo noi, il titolo della mia trasmissione, non credo che lo faccia il Napoli. Lui ipotizzava Allan e Lopez interditori, Higuain e Gabbiadini come punte e poi ovviamente due esterni da scegliere fra Mertens, Calleron e Insigne, credo che questa era la soluzione. Poi un amico mi chiede che ha Pretoni, che ha preso Cagliecon al fantacalcio, dice: secondo te avrà un buon rendimento in questo ruolo? E io spero di sì, non mi giocherei tutto però su questo, non mi giocherei tutto, per il momento l'ho visto un po' a disagio e un po' meno pericoloso di quanto era pericoloso quando giocava partendo esterno a destra. Allora Gaetano dice: come fate a dire che Sarri ha fatto bene a Empoli, si è arrivato sest'ultimo, almeno con Benitez si segnava, con questo si prendono solo gol, saranno contenti ora quelli che massacravano Benitez? È una squadra da settimo posto, se va bene, spero proprio che ti sbagli in questa previsione finale. Ovviamente per quanto riguarda l'inizio del messaggio, questo come fate, cioè parli a non so a chi, sinceramente, certamente che età, non stai parlando con me, perché se mi hai seguito almeno mezza volta sai qual era il mio pensiero molto positivo su Benitez e sul suo lavoro a Napoli, quindi sicuramente non ti rivolgi a me, il messaggio arriva a me, ma non è però che mi coinvolge particolarmente, anzi non mi coinvolge per nulla. Marco dice: non abbiamo mai vinto a Empoli, speriamo di iniziare da domenica, lo speriamo. Come mi pongo sulla questione relativa fra De Laurentiis e De Magistris per lo stadio? Non mi pongo perché non ci capisco niente, lo sanno loro, speriamo che risolvano, perché la stanno tirando un po' troppo lunga, devo dire, questa vicenda. Sicuramente ognuno avrà le sue responsabilità, sicuramente ognuno avrà le sue ragioni, però cerchiamo di risolverla. E invece sono Carlo: possiamo parlare per anni di attacco a 3 o 4, ma con Albion in difesa non andiamo da nessuna parte. Capisci? Le lacune di questo calciatore sono grandi, le lacune di questo calciatore è il più titolato che abbiamo, poi effettivamente nell'ultimo anno e mezzo ha avuto un'involuzione incredibile, ha commesso tanti errori. Dire che non è un buon calciatore non si può dire, che in questo momento è in affanno è oggettivo, quindi non si può nemmeno discutere. Come dico sempre io, non pensiamo che però uscito Albiol, ammesso che esca, il Napoli ha risolto di colpo tutti i suoi problemi. Francesco in diretta con noi. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Buonasera. Niente, fondamentalmente, ti faccio questa domanda perché
sei praticamente l'unico giornalista di cui che seguo, specialmente nell'ambito campano. Mi fido di te fondamentalmente, ti chiedo di rassicurarmi. Vediamo se posso. Nel senso, dal punto di vista diciamo tecnico-tattico, diciamo che a me personalmente, partendo dal presupposto che appoggerò appieno Sarri e tutto il nuovo progetto, perché di tale si tratta, sono un po' preoccupato dalle sostituzioni che ha fatto il mister nelle prime due uscite del Napoli. In particolare per quanto riguarda a Sassuolo non mi è piaciuta mi è piaciuto il fatto che ha sostituito praticamente tutto l'attacco. È vero, magari sì, si fa gol, ma cioè, magari mettendo da una parte, diciamo, mi è piaciuta la cosa, perché voglio dire, inserendo Mertens piuttosto che un Gabbiadini ti possono diciamo risolvere la partita con un tiro da Diadini oppure con dribbling Mertens. Dall'altra però la poca esperienza che ho, oppure vabbè, diciamo che seguo anche il Napoli da un bel po' di tempo, da molto prima di De Laurentiis, diciamo non si cambiano le partite in questa maniera, nella storia del calcio è successo tutto il contrario di tutto, per la verità Sarri l'anno scorso aveva questa abitudine anche a Empoli di cambiare soprattutto gli attaccanti, infatti io sono rimasto più sorpreso da quello che è successo con la Samp, dove poi non li ha cambiati. Poi dopo se devo rispondere alla tua domanda, devo dirti che, come ho detto più volte in questi giorni, sono anch'io un po' preoccupato, quindi non sarò io quello che ti toglie la preoccupazione ora dicendoti stai tranquillo, andrà tutto bene, lo spero come te ovviamente, perché siamo tifosi del Napoli, però in questo momento, visto che devo rispondere sinceramente come sempre faccio, ti dico che un po' di preoccupazione ce l'ho e spero che me la facciano passare presto. Ti devo salutare, Francesco. Sì, dimmi veloce. Sì, veloce, con la Sampdoria, appunto, che tu mi togli Valdifiori per mettere Giorginio, praticamente sono lo stesso giocatore, esatto. Non mi cambi però lui grazie. Poi a destra io sinceramente a sinistra, non, a sinistra. Sinistra, sì, non lo vedo proprio, cioè, sono un po' di cose. Sì, ti ringrazio Francesco, grazie. Sono un po' di cose che hanno lasciato un po' perplessi un po' tutti, però ha avuto le sue motivazioni, secondo me ha guardato molto fatto tattico, fatto fisico, però in certi casi l'aspetto tecnico e quello motivazionale con delle sostituzioni, chiamiamole così, più coraggiose, secondo me paga. Questa è la mia opinione, sicuramente è sbagliata ed ha ragione Sarri, però la mia opinione è questa e la esprimo con estrema chiarezza. Un amico, Paolo da Saviano, ce l'ha con un giornale, non cito il giornale, che dice che già lui punta su Sarri, Paolo da Saviano, e dice non si capisce perché in questi giorni addirittura questo giornale ha scritto che il Napoli in caso di risultato negativo già c'è pronto Montella. Io non lo so sinceramente, poi ognuno scrive quello che vuole e poi dopo ci sono i fatti che dimostrano se è scritto bene, detto bene o detto male. La considerazione che fa Giampaolo da Materdei: il nostro presidente in 11 anni ha cambiato 6 allenatori, 3 direttori sportivi, ha ricevuto una tonnellata di rifiuti da parte di calciatori affermati a fare la faccia della progettualità. Secondo me il problema anche di organizzazione, insomma, sugli allenatori non mi sembra un mangia allenatori De Laurentiis, sui direttori sportivi meno ancora, perché Bigon e Marino hanno lavorato tantissimi anni, aggiunto che è stato fatto un quadriennale, quindi da questo punto di vista no, come organizzazioni tanti rifiuti, sicuramente bisogna cercare di evitare che arrivino i rifiuti, anche non solo dai grandi calciatori, ma a volte anche qualche rifiuto da qualche calciatore meno importante. Questo il Napoli si deve strutturare in maniera tale, organizzando il mercato, non so come perché non ho mai fatto mercato, ma il Napoli lo deve sapere, per evitare che questi rifiuti possano arrivare. Ci sono due amici in linea che però vorrei pregare di attendere all'inizio della seconda parte della trasmissione, perché altrimenti devo andare molto veloce con loro e mi dispiacerebbe, e quindi Ciro e Alessandro che stanno aspettando, li invito ad aspettare davvero un paio di minuti, leggo qualche messaggio, dopodiché vado con la pubblicità e poi torno immediatamente con loro. Il messaggio che mi scrive Renato è questo, che il Napoli vincerà e convincerà tutti, e lo spero fortemente, e lui ipotizza Koulibaly terzino sinistro, secondo me fa un po' fatica per una questione di movenze, non lo vedo quel giocatore destro che può giocare a sinistra, lì ci vogliono giocatori più di passo rapido, più tecnici per rientrare verso il campo. Zuniga, abbiamo avuto un esempio chiarissimo qui a Napoli, un mancino che a sinistra
ha fatto non bene benissimo rientrando, un destro chiedo scusa che a sinistra ha fatto non bene ma benissimo rientrando con la sua capacità di gestire il pallone anche nello stretto, un leve lunghe dinoccolato diciamo così come Koulibaly, secondo me se proprio deve essere dirottato su una fascia come fece già l'anno scorso in una partita può essere dirottata sulla destra, quella del suo piede, su quella sinistra io non lo vedo, poi nel calcio si può provare tutto e si può vedere qual è il risultato, però al momento devo dire che non lo vedo. Marco da Trieste mi chiede se Sarri riesce a preparare mentalmente i giocatori, soprattutto i difensori, perché il problema non sia solo fisico ma mentale, in particolare che ne pensi? Sì, può esserci anche questo, anche se io metto sempre davanti le caratteristiche, le qualità tecniche dei calciatori, poi subentrano le problematiche anche mentali, quelle lì psicologiche, però insomma i calciatori hanno delle caratteristiche che sono la cosa più importante, ripeto, fisiche, tecniche, atletiche, e quello è l'aspetto più importante, perché su questo possiamo dibattere, su quelle psicologiche sinceramente io non riesco mai a avere la percezione se un giocatore ha sbagliato perché si è depresso psicologicamente o ha sbagliato perché quello lo vediamo invece noi perché lì ha commesso un errore proprio tecnico, quindi io parlo più di tecnica che di questi aspetti perché questi aspetti non si toccano con mano. Pubblicità, tra poco. Ciro Froi regia, Paolo Del Genio in diretta con voi per 442 su KissKiss Napoli, la radio ufficiale della società sportiva Calcio Napoli, i messaggi al 347 490 0005, le telefonate 081 546 6873, Alessandro in diretta con noi, buonasera. Ciao Paolo, buonasera. Buonasera a te. Io ti volevo fare una domanda e una considerazione. Allora, secondo me il fatto di Giuniglia sia un adesso, anche se deve secondo me il miglior persone che abbiamo, potrebbe anche ritorcerci contro questa cosa, che avendo adesso un'abbondanza di terzini, io penso che Giuniglia sia recuperabile in termini brevi, perché secondo me non c'era niente di fisico sotto che mi impediva di giocare diciamo a breve termine, poi le eventuali reazioni a tante partite non lo sappiamo. Quindi non ho capito perché non si sente bene, tu pensi che giocherà o non lo faranno giocare? No, io penso che alla fine giocherà. Va bene. No, però per questo secondo me c'è un po' troppa abbondanza di terzini. Vabbè, meglio questo. Uno in più se gioca bene che uno in meno come da qualche altra parte, cioè a centrocampo. Sì. Proprio per questo ti volevo fare questa domanda qua. Secondo te potrebbe anche essere utilizzato nei tre di centrocampo? Esatto, sì. Io credo che nei tre di centrocampo bisogna essere molto concreti, pragmatici e valutare se può starci Zuniga o se deve tornare a giocare lì De Guzman, perché altrimenti noi non abbiamo in questo momento mezze ali alternative ad Allan e Amsic, perché Lopez, che l'anno scorso ha giocato benissimo nel ruolo di mezzala, secondo me fa un po' fatica, e per il resto non abbiamo il giovanissimo Dezzi, non abbiamo altre mezze ali, quindi qualcuno, quando dovrà giocare qualcuno al posto di Amsic o di Allan, che non le possono giocare tutte, io credo che Zuniga anche, no? E ovviamente De Guzman, se verranno presi in considerazione, poi i fatti interni del Napoli non li conosciamo, tecnicamente parlando e per caratteristiche io ti dico che sì, abbiamo questi due giocatori, sfruttiamoli a questo punto. Sì, e poi un altro, secondo te, visto che io penso che bisogna giocare con i terzini con i piedi giusti, in questo caso. Quindi Gulam e Isai, per esempio, cioè, usare esatto, a destra Gulam, ma sì, o Strinic, ho capito quello che dici tu, sì. Penso, secondo me, più Strinic, perché sempre il fatto che, essendoci da quel lato Amsic, la grande sanzione Insigne, si potrebbe anche fare a meno del terzino che spinge parecchio, ma magari c'è Strinic che difende un pochino di sono più d'accordo con te, per come giochiamo senza l'esterno alto, quindi senza tanto, oppure con gli esterni come facciamo con Mazzarri che dovevano anche tagliare, qui gli esterni devono dare l'ampiezza che gli esterni bassi che non danno gli esterni alti, perché non ci sono gli esterni alti nell'attuale modulo, e quindi secondo me dovendo stare proprio larghi sulla linea è molto meglio che per dare ampiezza ricevere palla sul proprio piede naturale è meglio, quindi una notazione tattica molto tecnica, molto interessante la tua, ti devo salutare e ti devo ringraziare. Ok, ciao. Grazie. Allora, prima di andare con Ciro, un po' di messaggi perché ne sono arrivati tanti. Andrea mi dice di vendere un po' di giocatori, non fai nomi,
E poi come allenatore prende Smith, ah no, ecco, uno è un allenatore, Smith del Leverkusen, che abbiamo visto eliminare la Lazio, e poi come giocatore fa il nome di Hummels. Ora Smith non lo so come allenatore, i tedeschi poi alla fine non sono mai arrivati qui. Per quanto riguarda, è bravo sicuramente, ma vediamolo poi eventualmente se poi un giorno verrà in Italia. Per quanto riguarda invece Hummels, bravissimo, difensore centrale del Borussia Dortmund, però il fatto che sia rimasto lì mi fa pensare che il Borussia Dortmund non lo metta sul mercato, perché altrimenti se ne accorgevano tutti, ma tutti, dico proprio i grandissimi club che ovviamente conoscono perfettamente il valore di questo difensore centrale. Ciro in diretta con noi, buonasera. Buonasera Paolo, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo farti una considerazione per quanto riguarda proprio la società Napoli, no? Che a me è quello che più che altro in questo momento mi mette una situazione, diciamo, di negatività, in che senso che si è sentito parlare anche della vendita di Amsic, no? Della possibile vendita di Amsic alla Juve, no? Per poi comprare eventualmente Soriano. Questo era, almeno dai giornali si capisce questo movimento qua. Io la cosa che non riesco a capire della società Calcio Napoli, prima di tutto, che non c'è progettazione, non c'è programmazione. Tu lasci un signor allenatore come Benitez, dove ti poteva permettere di aumentare ancora di più il Napoli a livello internazionale, e prendi un allenatore Sarri. Lo stimo, tutto quello che vogliamo noi, però onestamente diciamo che ti voglio solo intervenire un attimo, almeno per quello che sono, per quelle che sono le dichiarazioni ufficiali. De Laurenzi aveva sempre detto di aver sottoposto a Benitez un rinnovo contrattuale, quindi diciamo la volontà di trattenerlo c'era, Benitez è andato via lui. Poi dopo tu mi potrai dire, prima che me lo dici tu lo dico stesso io, che bisognava accontentarlo con certi calciatori per trattenerlo. Quindi questo lo dico direttamente io. Poi volevo concludere, cioè volevo finire il mio pensiero, no? Nel senso che io non vedo questo nel Napoli, non è legato alle bandiere. Abbiamo dato via Paolo Cannavaro, che è una bandiera del Napoli, adesso si parlava di Amsic, la seconda bandiera del Napoli, eppure lo stavamo dando via. Cioè io quello che non riesco a capire, il tifoso napoletano è anche legato a certi personaggi. No, poi sono importanti nello spogliatoio, però cioè, sta di fatto che Cannavaro è andato via per una serie di ragioni. Amsic sta qui, quindi non è successo. Fortunatamente non è andato in porto questa cosa, però quello che io vedo che non possiamo impedire che qualcuno ce lo venga a chiedere, l'importante è che quello sicuramente però nei momenti in cui però tu società non vincoli, no, e non crei, non programmi la tua società per almeno 5 anni, da qua a 5 anni, secondo me, non dico che sei fallimentare, però quasi. Guarda, io condivido, però credo che poi bisogna... Perdona, finisco sì. E poi ti lascio, perché tutte le grandi società, no, calcistiche e non, fanno sempre programmazioni minimo a 5 anni. Sì, è vero fino a un certo punto. Vedi per esempio la Juventus che ha dovuto stravolgere tutto, vedi la Roma che poi ha dovuto cambiare delle cose fondamentali, soprattutto sì, in attacco, meglio, la stessa Inter ha dovuto cambiare. Sì, arriva il momento in cui secondo me è bene programmare, però è anche bene avere la capacità, se hai una struttura solida e organizzata, di dover a un certo punto affrontare, non dico una rivoluzione, ma una mini rivoluzione che invece che traumatica possa essere positiva, stimolante, portare nuove energie. Io credo che bisogna poi fare valutazioni anno dopo anno. Arrivano dei momenti in cui la programmazione che hai fatto non può più essere portata avanti e devi essere bravo a cambiare, non dico tutto, ma quasi tutto, con grande lucidità. Vabbè, io la vedo, guarda, più così. Sì, ho capito, però tu la programmazione, no, la cambi nei momenti in cui hai perlomeno percorso, non dico due anni, ma 4 anni. Oramai i contratti, le società non hanno più potere. Tu metti un giocatore sotto contratto 4 anni, poi arriva una maxi proposta. Ma non parlo per lui. Paolo, perdonami, sì. Non parlo solo dei calciatori, io parlo anche degli allenatori, perché un allenatore come Sarri che viene, che c'ha un contratto scadente, hai ragione, però io su questo dico che tu a Sarri fai un biennale, un triennale, oppure dici vieniti a giocare questa carta
perché su Sarri il punto interrogativo ci deve essere, purtroppo, mi dispiace dirlo, ma ci deve essere, non posso... ma ho capito, nessuno di noi può però... essere sicuro che Sarri sia a questi livelli un allenatore vincente, quindi il punto interrogativo ti porta a proporgli un contratto di un anno, pronto e contento a rinnovarglielo se farà bene, ma pronto anche a dire cambiamo pagina se non dovesse fare bene. Ti devo perfetto, salutare però... ti devo salutare. Paolo, sull'ultima cosa velocissima, ho atteso parecchio al telefono, l'ultima cosa, proprio per questo io dico, e si è visto proprio allo stadio San Paolo, Napoli, Sampdoria, l'affluenza che c'è stato allo stadio, cioè il fatto che il presidente non crea una società giusta tipo la Juve, tipo l'Inter, no? Con una serie di dirigenti, ma una società proprio con la S maiuscola, proprio per questo noi rimarremo sempre una società di categoria come l'Udinese. Non c'è buono il paragone con l'Udinese, ho detto molte volte che non è buono, perché l'Udinese appena arriva un giocatore, una proposta per un suo giocatore, lo cede. Il Napoli quest'anno, per quanto il mercato anche a me non abbia soddisfatto, perché non sono arrivati i giocatori che dovevano arrivare secondo me, quindi lo dico molta chiarezza, però il mercato di quest'anno in uscita è stato un mercato dove il Napoli ha tenuto botta, non ha venduto nessuno dei suoi giocatori importanti e c'erano delle richieste importanti, quindi questo non può far sì che il Napoli possa essere paragonato all'Udinese. Ti saluto e ti ringrazio. Va bene, grazie a te. Grazie, ciao. Chiedo scusa a Pietro che è in attesa e che invito a rispettare un altro po', perché proprio per dargli più spazio, perché altrimenti ora dovrei essere velocissimo nella risposta. Chiedo scusa a tutti quelli che stanno scrivendo, continuate a farlo per l'ultimo quarto d'ora di questo appuntamento con 442 347 490 0005. Appena torniamo dopo la pubblicità leggiamo qualche messaggio, a tra poco. 081 546 6873 per intervenire in diretta, 347 490 0005 per gli sms, ne sono tantissimi, vado velocissimo. Ringrazio Vincent da Fuorigrotta che dice, Vincent che dice, quando ascolto le tue delucidazioni tattiche mi arrecreo. Allora mi arrecreo pure io a sapere che faccio a ricreare un amico che mi ascolta, quindi fa molto piacere. Molti amici, Alfio da Napoli, parlano del 4-4-2, 4-4-2 è il titolo della trasmissione perché parliamo di calcio, il 4-4-2 è un modulo simbolo, no? Delle tattiche di calcio, però secondo molti il 4-4-2 potrebbe essere una soluzione quest'anno per il Napoli, non credo però, sinceramente ho già risposto prima, che ci pensi. Sarri, che movimenti nuovi ha aggiunto nella fase di non possesso così originale rispetto a Benitez Sarri? Con la Samp ha visto un Napoli passivo dopo 50 minuti, Renato, non si inventa nulla, ci sono diverse filosofie, si pressa più in alto, si tiene il baricentro più alto su basso, ma gli allenatori a quei livelli sanno fare tutte le cose, poi fanno una scelta per il loro modo di vedere il calcio e per la loro valutazione dell'organico, ma non pensiamo che qualcuno possa inventare qualche cosa di così particolare e incomprensibile per i calciatori. Io sono dell'idea che a questo livello quello che dice un allenatore i calciatori lo capiscono, per questo mi stupisco del fatto che per esempio che Goulam secondo il tecnico ancora non avrebbe capito bene i movimenti, mi stupisco, ma sono pronto insomma a capire perché da parte di Sarri. L'ha mandato a me quel messaggio prima su Benitez, Sarri, Gaetano, perché sei competente, ti ringrazio per i complimenti, ci siamo chiariti subito velocemente. Andy mi fa un elenco interminabile di giocatori che venderebbe e che acquisterebbe, con tanti nomi di giocatori più giovani dentro, vedo, e un po' di giocatori un po' avanti con gli anni del Napoli attuale fuori. E poi il Kaddouri non può sostituire Hamsik da mezzala sinistra, l'ha fatto anche nel Torino, sms che ne sono davvero tantissimi. Nick la Zanzara dice saremo la sorpresa dando spettacolo e bel gioco, speriamo davvero. Chi vince lo scudetto quest'anno? Non sono sicuro che lo vinca la Juve, ma mi sa che la Roma in primis è la candidata seria per ostacolare la Juventus. L'Inter può essere la sorpresa, speriamo di no, speriamo che poi vadano male tutte quante queste qui. Poi ci sono questa storia di Goulam che non può giocare a sin di qua e deve giocare Goulam. Io credo che la questione Isai è molto bravo in fase difensiva, non in quella offensiva, per questo lui lo usa a prescindere se a destra che a sinistra, ecco, per tenere un giocatore più bloccato, dice Marco La Sala. Ma andiamo con le ultime telefonate, sms mandatene ancora, vediamo di leggerli il più possibile, 347 490 0005. Ma ora andiamo con due telefonate. Pietro, buonasera. Ciao Paolo, buonasera, complimenti perché sei una persona veramente preparata. Grazie. Senti, volevo giusto dire ai tifosi del Napoli che dobbiamo essere più ottimisti e meno disfattisti, perché questo è un Napoli tra virgolette, diciamo così, nuovo, che ha bisogno di un po' di tempo per potersi amalgamare e quindi riuscire a costruire e creare qualcosa. Non guardiamo gli altri, perché gli altri purtroppo probabilmente tipo Juve o Roma e forse qualcun altro sono qualche scalino un po' più su.
perché oggi purtroppo il calcio costa molto, diciamo così, e forse il nostro presidente, diciamo, non riesce a star dietro a queste grandi squadre. Per quanto riguarda gli altri calciatori che vogliono venire o meno a Napoli, a noi poco ci interessa, nel senso che dobbiamo guardare quello che abbiamo e lavorare con ciò che abbiamo. Quindi spero solo che il tifoso sia vicino alla squadra, perché la squadra ha bisogno del tifoso. Grazie, non grazie. Può farne a meno. Ti ringrazio, dobbiamo, sono d'accordissimo con te. Per me io... le polemiche, le opinioni, ognuno la pensa in un modo, altrimenti come si dice che saremmo tutti uguali, no? Fossimo tutti uguali. No, ma è giusto quello che dici, io sono sempre del parere che dobbiamo dire tutto, non possiamo omettere niente, però poi dobbiamo sostenerlo, il Napoli è la nostra squadra, non dobbiamo... Però essere meno disfattivi. Sì, sì, sono dobbiamo, d'accordissimo con te, sono d'accordo. Dobbiamo stare vicino alla squadra, poi le critiche, le cose vengono, diciamo, al momento che... Ma penso che oggi De Laurentiis, diciamo, negli anni che ha tenuto il Napoli ci ha dato soddisfazione. Grazie. Penso che questo sicuramente lo possiamo... confermare, diciamo così. Ti ringrazio, grazie Pietro, ti ringrazio. Tra un attimo Francesco in diretta con noi, poi ci sono altri messaggi. Quello di Antonio è interessante perché dice: ragazzi, sgombriamo il campo da inutili illazioni. Zuniga ha subito realmente un trapianto di fattori di crescita, ora sta meglio e in passato non ha giocato prima e soprattutto per questo motivo, poi magari per un altro tipo tecnico, altrimenti ci illudiamo sul suo completo recupero. Può giocare ma ora preservato. Io condivido questo messaggio, nel senso che un giocatore che non è che lo mandi in campo, gioca bene 2, 3, 5 partite, poi puoi pensare che ne faccia 20 di fila. Anch'io su questo ho serissimi dubbi, per non dire che si hanno anche quasi notizie che questo forse Zuniga, purtroppo per lui e anche per il Napoli, non lo potrà fare più, cioè 30, 40 partite in un anno, dimentichiamoci, però gestendolo bene con la sua qualità alcune partite le può fare, non è che lo sto dicendo io ora per uno slancio di ottimismo, lo dice il fatto che poi con la Colombia comunque le ha fatte bene, anche l'anno scorso inizio stagione le ha fatte. C'è Francesco in diretta con noi, buonasera. Ciao Paolo. Buonasera. Complimenti, veramente sei una persona seria. Grazie. Che ti ascolto da tempo, da Bariccio. Solo una cosa volevo dire, mi rammarico il fatto che a Hiller che l'abbiamo ceduto, perché forse quest'anno si poteva dare qualcosa di più con il gioco di Sarri. E poi solo un dubbio mi rimane di Davide Lopez, vorrei sapere che giocatore è. Va bene, Hiller e Davide Lopez ti rispondo subito e ti ringrazio. Ok, grazie, ciao. Allora, Hiller l'avrei tenuto, sinceramente non era male come idea quest'anno, poteva essere un giocatore utile qualche volta da mezzala, dove è stato provato in ritiro ma non benissimo, ma da centrocampista centrale Valdifiori e Giorginio mi sembrano un po' simili, tutti e due un po' leggeri. Forse tenere uno che in certe partite ti metteva un po' più di sostanza in un centrocampo a tre come Gokhan non sarebbe stato male, però il suo ciclo a Napoli era terminato e quindi si è andato a prendere questa decisione. Per quanto riguarda Davide Lopez, è un giocatore che l'anno scorso in centrocampo a due ha fatto molto bene, secondo me è stato uno di quelli che ha fatto meglio, con le sue caratteristiche, con i suoi limiti tecnici, ma la sua sostanza, la sua forza, il suo grande senso tattico. Ora quest'anno, se dovrà giocare veramente sempre mezzala, secondo me farà un po' più fatica rispetto all'anno scorso, devo dire la verità. È uno di quelli che si deve adattare perché viene utilizzato in un ruolo dove secondo me ha fatto finora un po' fatica e può fare fatica per caratteristiche. Poi dopo, quando tutto funzionerà bene, speriamo che anche David Lopez faccia bene. Però ripeto, se mi si dice qual è il ruolo principale di David Lopez, centrale di un centrocampo, non mezzala che deve andare qualche volta a sovrapporsi sugli esterni, quei movimenti non sono proprio nelle sue corde, ma su tanti calciatori in questo momento abbiamo delle perplessità sulla collocazione in campo e dobbiamo sperare che facciano loro in fretta a capire quali sono i movimenti, ammesso che ce li abbiano nelle loro corde, nelle nuove posizioni che gli ha affidato Sarri, o Sarri rivedere qualche cosa e rivedere qualche posizione per venire incontro alle caratteristiche dei giocatori. Da qualche parte si devono incontrare. Antonio, per l'ultima telefonata di questo primo appuntamento settimanale, pronto, buonasera. Ciao Francesco, buonasera. Ciao, sono Paolo. Antonio. Ah, Paolo, scusami, hai ragione, scusami. Io credo che il problema sia tutto nell'organizzazione della società sportiva Calcio Napoli. Non c'è pianificazione, non c'è programmazione, non c'è niente. C'è un presidente che vuole fare il padre padrone, vuole fare tutto lui, non si vuole mettere vicino alle sue dipendenti persone che sappiano di pallone, persone che capiscano di pallone. Allora questo è il vero problema del Napoli.
hai voglia di dire facciamo, diciamo, lottiamo per il terzo, quarto posto, noi faremo come l'Udinese, mettiamoci in testa che faremo come l'Udinese. Non vi siete fissati con l'Udinese? L'Udinese non, no, è, ma... non è il paragone, ma no, ve lo dico giusto... sinceramente, non è il paragone giusto, perché l'Udinese fa proprio un'altra politica. L'Udinese prende giocatori quando non nessuno li conosce e poi li rivende per fare plusvalenze, gestisce così la società. Paolo, ed è una squadra che tranne qualche anno fa sempre il decimo posto. Facciamo plusvalenze. No, vabbè, ma noi quest'anno, vabbè, ma capito, ma quest'anno Mertens, Insigne, Cagliecon, Goulam. È capitato, Paolo. Vabbè, è capitato con tutti. La secondo... noi la squadra buona l'avevamo Cavalli. Sì, ho capito questo, ma lì non puoi fare nulla, quando ti offrono 60 milioni. Ma quando, no, ma non puoi fare nulla. Anto, senti, ascoltami un attimo. Lì non puoi fare nulla, perché lì il problema è che se tu vai da Cavani e gli dici senti ti porto da 5 a 7 milioni e Cavani ha avuto un'offerta di 10 milioni da una squadra fortissima come il Paris Saint Germain e vuole andare via e il Paris Saint Germain paga la clausola rescissoria a 62 milioni, in quel caso veramente non puoi fare nulla. Non puoi fare nulla, va in bene, quel caso non puoi fare nulla. La rescissoria. Tanto okay, ragazzi, però quanti di noi quest'anno hanno detto i cosiddetti ben informati hanno detto poi vedrete lo venderà, però molti hanno detto lo venderà, poi vedrete che lo venderà, l'ha già venduto, Higuaín sta qua. Ragazzi, lo venderemo l'anno prossimo. E lo venderemo l'anno prossimo, vediamo. Quando lo vendiamo ne parliamo, però il processo prima. Ho capito, però il processo non lo possiamo fare adesso che no, non è stato venduto. Quando, no, dico in generale. Quando sarà venduto lo diremo, poi quando sarà venduto come no, ho capito, però quando sarà venduto dovremmo fare come al solito un'analisi molto serena. Se vendi Higuaín e non prendi nessuno, tutti quanti diremo ma sei impazzito, ma che dobbiamo fare, abbiamo fatto la fine dell'Udinese. Là in quel caso sarò il primo a dirlo, ma se vende Higuaín e prende un grande attaccante perché è un normale cambiamento che deve avvenire in tutti i club, allora vuol dire che resteremo più o meno come siamo, perché noi come organico negli ultimi anni il problema nostro è stato che non siamo migliorati. Però tranne l'anno scorso dove abbiamo commesso il grave errore del portiere, noi non ci siamo nemmeno indeboliti, siamo rimasti più o meno così, però dovevamo migliorare, questo sì, siamo tutti quanti d'accordo. L'anno scorso con il portiere con il è stato commesso, questo l'abbiamo Renna detto 100 volte, non avremmo, l'abbiamo detto, non ragazzi. Avremmo sicuramente fatto quelle non quelle sicuramente ti ringrazio, è finita la puntata, grazie Antonio. Ciao Paolo. Ciao, grazie. Chiudiamo qui con un ultimo messaggio di Rino che dice: se prima eravamo sbilanciati in avanti, concedevamo gol in difesa, oggi non siamo ancora coperti in difesa ma siamo meno offensivi. Sarri deve trovare l'equilibrio. Effettivamente per il momento alla ricerca di questo equilibrio, l'equilibrio qual è? L'equilibrio sarebbe mantenere inalterato il numero di palle gol straordinario che abbiamo costruito nelle passate stagioni, diminuendo in maniera drastica quello invece che concedevamo agli avversari, anche soprattutto i gol che concedevamo agli avversari. Se riesce a fare questo Sarri avrà vinto la sua scommessa, questo è fuori discussione. Per il momento il messaggio di Rino è un messaggio che non è critico nei confronti di Sarri, perché dice deve dare equilibrio, cioè deve lavorare per far sì che le cose vadano meglio. Poi una fotografia dei fatti, cioè nelle prime partite abbiamo costruito di meno e abbiamo comunque concesso abbastanza, non tantissimo, però purtroppo delle cose abbastanza nitide agli avversari che hanno concretizzato. Speriamo bene dalla prossima. A proposito di prossima, vi do appuntamento a domani con il solito 18-19 442 Kiss Kiss Napoli, e ringrazio tutti quelli che sono intervenuti di oggi, ringrazio Ciro Froio in regia e tra un attimo Francesco Marciano per l'edizione serale di Radio Gol.